Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Buon giovedì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. In questi giorni sul web è scoppiata la polemica per un titolo apparso sul QS, quotidiano sportivo. Il titolo recitava: il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico, e faceva riferimento alle tre atlete italiane di tiro con l'arco che per poco non hanno vinto il bronzo. L'editore del quotidiano si è poi scusato con i lettori e ha licenziato il direttore responsabile del giornale. Lei cosa ne pensa di questo titolo? È poco rispettoso per le donne, come capita spesso purtroppo. Forse di tre uomini non l'avrebbero detto. Ecco. Secondo me comunque se sono atleti olimpionici, comunque sono stati scelti da comunque persone con criteri, e quindi se hanno rispettato questi criteri vuol dire che... Perché non hanno scelto allora delle donne, quelle che vanno a sfilare per esempio, che sono magre e tutto? Perché evidentemente avevano caratteristiche, comunque anche forza, resistenza, queste cose qua, che avrebbero potuto portare l'Italia vicino a conquista della medaglia, diciamo. Ma di questo titolo c'è anche, dipende anche dalla statura, qualsiasi tipo di forma. Cioè, non penso che dà problemi, o magra, alta, o obesa, o qualsiasi, basta, l'importante è disputare un bel torneo e basta. Lei pensa quindi che il giornalista avrebbe potuto evitare certi termini? Certamente. E non è il peso che fa il valore di una persona. E una cicciottella può essere molto carina, con qualche chilo in più, ecco. Sicuramente. E non definirle cicciottelle, se come... Sì, il giornalista dovrebbe essere un po' molto attento al modo come mette giù la frase, cioè la notizia, perché molti lettori leggono questa cosa e pensano anche a qualcosa un po' strana. Secondo lei perché a volte i giornalisti, diciamo, si abbassano a denigrare le persone di cui parlano? Spesso, soprattutto le donne, perché danno un'importanza maggiore al fisico di una donna che a un uomo. Guardano le cose più profonde per gli uomini. Purtroppo è ancora così. Lettori, io penso, cioè loro basta che scrivono e poi il cliente, cioè la gente compra, fa acquisti e prende i giornali. Cosa ne pensi tu del valore che oggi si dà all'estetica, in particolare al fisico di una persona? Credi che il valore estetico stia prendendo un po' il sopravvento su altri valori? Sì, secondo me sì. Cioè, anche ragazzi, ma anch'io, cioè nel senso alla fine uno sicuramente da una ragazza, cioè due ragazzi che si conoscono sicuramente sono attratti subito dalla bellezza fisica. E molti magari tralasciano, anche col passare del tempo, tralasciano gli aspetti caratteriali delle persone e si basano soprattutto sull'aspetto fisico. Anche ad esempio, secondo me, la figura che può fare uno uscendo con una ragazza che magari non è il massimo della bellezza, ma invece magari è dolce, simpatica, queste cose qua. Ma dell'estetica, secondo me è una cosa, secondo me che non serve a nulla. Cioè, meglio rimanere come sei fatto e basta. Perché l'estetica, cioè, poi c'è silicone, tutte quelle robe lì, è meglio evitare. Purtroppo è stato spesso così, eh? Si fermano all'apparenza per le donne, spesso. E spesso vedo delle ragazze bellissime considerate un po' occhie. Forse oggi migliora la situazione, dopo tante battaglie, ma sarà ancora lungo. Oltre Po Voghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017. E se fai l'abbonamento, partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per due persone.
Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com.